Ad ogni inizio anno la CEO di YouTube, Susan Wojcicki, pubblica sul blog ufficiale una lettera in cui spiega quali saranno le novità e quali sono gli aspetti e le funzionalità su cui lavorerà YouTube nell'anno in corso. Anche nel 2022 abbiamo ricevuto la lettera di Susan che ci dice quali sono i due aspetti fondamentali su cui dovrai lavorare nel 2022 per avere successo su YouTube. Nel video di oggi ti spiego quali sono e ti do anche qualche consiglio per usarli al meglio. Il primo aspetto su cui sta lavorando il team YouTube sono le live, le trasmissioni in diretta. Stanno per essere lanciate tantissime funzionalità che serviranno per rendere più interessante e per arricchire l'esperienza live di utenti e creator. Uno dei problemi delle live era quello di avere spesso meno spettatori rispetto ai tuoi video classici. Le live sono seguite solitamente dai tuoi fan più fedeli, le persone che ti conoscono e si fidano di te a tal punto da seguirti per 30 minuti, un'ora, due ore o qualsiasi sia la durata della tua live. Se vuoi fare degli esperimenti in diretta, questo è il momento giusto, perché YouTube sta lavorando per diffondere e promuovere maggiormente le live in modo che siano trovate da un pubblico sempre più ampio. Saranno migliorate e arricchite le funzionalità della chat, che effettivamente rispetto ad altri social non sono eccezionali. Si cercherà di rendere più interattiva l'esperienza per trattenere più a lungo le persone sulle tue live. Inoltre YouTube intende aumentare le possibilità di guadagno per i creator in live. Come saprai, al momento è solo possibile durante le trasmissioni in diretta ricevere delle donazioni dagli utenti tramite super chat o super sticker effettuabili direttamente nella chat della live. L'idea di YouTube è quella di creare un vero e proprio sistema di live shopping che ci permetterà di portare l'utente dalla chat direttamente all'acquisto di un prodotto, eventualmente anche in affiliazione, che noi proponiamo o recensiamo all'interno dei nostri contenuti. Le live sembra siano destinate ad aumentare le possibilità di guadagno e il traffico, quindi se non hai ancora creato una rubrica live per il tuo canale, ti invito a farlo. Puoi realizzare, ad esempio come me, una rubrica Q&A in cui rispondi alle domande dei tuoi utenti. Oppure puoi realizzare delle interviste, invitando degli ospiti che integrino le tue conoscenze. Oppure puoi creare qualcosa in live per mostrarne il processo, cucinare, suonare, editare video, viaggiare, qualsiasi cosa di cui ti occupi. Non devi inventarti nulla di eccezionale o mai visto, devi semplicemente, come sempre su YouTube d'altronde, capire che cosa possa essere di interesse o possa piacere al tuo pubblico. Alla fine del 2021 sono stati raggiunti 5.000 miliardi di visualizzazioni sui video in formato shorts, ovvero i video in formato verticale di massimo 60 secondi che stanno spopolando anche su YouTube. E a quanto pare continueranno a spopolare, sono moltissimi gli sforzi del team YouTube per spingere questo formato e invogliare i creator a realizzarne sempre di più. Anche su questo fronte sarà migliorato l'algoritmo che permetterà alle persone di trovare più velocemente e più facilmente gli shorts dei creator adatti a loro. Inoltre, essendo questo un formato con cui ci si può divertire, e infatti spesso vengono realizzati contenuti divertenti in cui si commentano delle notizie oppure altri contenuti provenienti da YouTube o da altri social, verrà migliorata la funzione di incorporamento. Per ora è possibile prendere l'audio di un qualsiasi video su YouTube e utilizzarlo come sottofondo per creare un nostro shorts. È appena uscita la notizia che a brevissimo su iOS sarà disponibile anche la funzionalità di tagliare da 1 a 5 secondi di video un qualsiasi video su YouTube da utilizzare all'interno di un nostro shorts, ad esempio per fare una reaction o per commentare il contenuto di un altro creator. Ci sarà dunque la possibilità di mixare o remixare contenuti da YouTube in uno shorts. Dopo la diffusione su iOS, questa funzionalità arriverà anche su Android. Se non hai ancora creato uno shorts per il tuo canale, puoi farlo facilmente girandolo direttamente dall'app YouTube sul tuo cellulare, oppure girando e caricando su YouTube un video che avrai registrato esternamente, mi raccomando, in formato verticale, massimo 60 secondi. Se non sai che tipo di shorts creare, pensa a come potresti ridurre in pillole i contenuti del tuo canale. Ad esempio, se ci sono delle news nel tuo settore, puoi creare uno shorts che racconti velocemente la notizia. Tra l'altro considera che gli shorts sono video più semplici e più veloci da creare, in questo modo riusciresti anche a essere tempestivo e pubblicare il video sulla notizia prima dei tuoi competitor. Se solitamente pubblichi video recensioni di prodotti, potresti riassumerle in uno shorts, elencando semplicemente i pro e i contro di un prodotto. Pensa a come estrapolare da qualsiasi tuo contenuto una piccola ma densa informazione di valore. Se non ti viene in mente nulla, non ti preoccupare, ho raccolto in questo
video 10 idee per creare degli shorts fenomenali che aiuteranno la crescita del tuo canale. Alla prossima!